Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 16 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Nella cabina di regia, voi. Anziché i premier e i ministri e la cabina di regia oggi ci siete voi? Non su questioni di Stato, che a voi in fondo importano poco, piuttosto nel vissuto personale, gli affetti, gli affari, la gestione del vostro tempo. In barba a Saturno, ovvero il pianeta del karma che funge da zavorra, assecondando gli input delle vostre antenne andrete fortissimo. Ripigliatevi, il passato è una lezione preziosa ma adesso bisogna andare avanti, casa vostra rimane un rifugio dove riposarvi, ma il fiume della vita ha ripreso a scorrere sotto i vostri piedi e non potete perdere questa occasione trincerandovi dietro a vecchi timori. Che peccato sarebbe restare immobili dietro il sipario o se preferite un paragone calcistico, in panchina. La dritta vi arriva dalla Luna, resa più saggia dai compagni Urano e Giove, la vita va vissuta ora, non sprecate magnifiche occasioni, potrebbero non tornare. Il passato è tutto ciò che lo rappresenta. Nostalgia, ripensamenti, ricordi tornano a farsi vivi nella vostra vita e immaginazione. Paura di cambiamenti importanti, ripensamento su cose importanti del passato. Ciò che segue appartiene al passato. I single ripensano alle loro storie passate e vivono la tristezza per questo, in attesa di nuovi amori ripensano con nostalgia a quello che è stato della loro esperienza passata. Dovete fare oggi tutti gli sforzi possibili per farvi apprezzare nelle vostre qualità. Marte e Giove vi sono favorevoli ma dovete metterci anche del vostro. Colori, vestiti, un leone e un bilancia sono di scena. Non essere frettoloso. Frequenta persone simili a te. Un incontro da non sottovalutare. Cambiate look, trucco, cosmetici, creme per bellezza. Tutto andrebbe rivisto e dovreste decidervi per l'acquisto di prodotti di sicura efficacia e dagli ottimi risultati. Anche se spendete qualche euro in più. Chi oggi riceverà notizie inattese, troverà anche il coraggio, finalmente, di chiudere con un passato non certo lusinghiero e che lo ha condizionato oltremodo e abbastanza. Oggi non ascoltate i consigli in particolare di due persone, fate di testa vostra e non ve ne pentirete. Le buone maniere spesso non sono il vostro forte. Avete un carattere a volte troppo irruento che vi crea qualche problema con l'ambiente che vi circonda. Dovete imparare a coesistere con gli altri e impegnarvi qualche volta per gli altri. Oggi anche Venere è in aspetto favorevole, soprattutto per i nati di giovedì e sabato, possibili conquiste sentimentali. Ottime possibilità per fare colpo su persone che vi possono tornare utili. Le premesse di avere ottimi risultati in un progetto che vi sta a cuore sono importanti per voi, si tratta di stabilire, con largo anticipo, quanto importanti siano per voi alcune scelte di merito. Situazione economica e finanziaria personale da valutare attentamente, qualche buono proposito e qualche abile iniziativa potrebbero migliorarla ulteriormente. Spendete con intelligenza. Cercate di fare qualche sforzo in più per riconciliarvi con il vostro partner, soprattutto se le ultime tensioni hanno lasciato un forte nervosismo in entrambi. Qualche tensione in amore potrà essere risolta mostrandovi più comprensive e disponibili. Sarete stanchi e distratti a livello professionale e rischierete di commettere qualche banale errore. Se fate un lavoro tipo il medico o il vigile del fuoco, preparatevi a non dormire e a non mangiare oggi. Prospetto molto bello per i transiti specialmente per la parte familiare e conviviale, grazie alla Luna, Giove, Urano tutti nel segno affettivo del Toro. Vi organizzate una prossima gita al mare con persone care facendovi trascinare dall'entusiasmo. Nettuno immaginifico domina la scena, in buona compagnia sia con la coppia Luna-Urano da un lato, sia con Plutone da poco rientrato in Capricorno dall'altro. La vostra sensibilità vi consente di avvicinare persone di per sé distanti poco interessate le une alle altre, amici, parenti, conoscenti, colleghi, grazie alla vostra garbata intromissione finalmente si conoscono, scoprendo di piacersi e di poter imbastire qualcosa di costruttivo insieme. Amore ed Eros. Passione nelle retrovie,
Sono altri i valori che oggi vi intrigano, innanzitutto la pace familiare, l'acquisto o l'affitto di una casa per le vacanze o una serie di messaggi così intelligenti e gustosi che non potete fare a meno di condividerli. Ovviamente omettendo il mittente. Chiarimento dopo giorni di silenzio con un amico inavvertitamente offeso, finalmente i nodi vengono al pettine, tutte sciocchezze a così la penosa questione si conclude con una patta che vi fa tornare amiconi, come prima, più di prima. Siete single? Un mercurio imbronciato in gemelli può farvi impedire una comunicazione agile e spedita con chi volete interagire. Una bella posizione della luna in toro, vi aiuta a farvi capire con l'intensità dello sguardo, con la profondità del vostro carattere nel suo insieme. Insomma con strumenti non verbali che vi faranno buon gioco. Se avete cominciato da poco una relazione in questo inizio della stagione estiva, sappiate che essa è cominciata sotto ottimi auspici. Portatela avanti, arricchendola di tenerezza. Lavoro e denaro? Un buon affare bolle in pentola, non sapete se riuscirete ad aggiudicarvelo e quanta sarà la concorrenza, in ogni caso lo affrontate con spirito sereno, quasi fosse un gioco che 99 volte non riesce ma quell'unica, rimasta indietro, sì. Giornata perfetta per i creativi, che finalmente trovano l'ispirazione che andavano cercando, perfetta anche la serata al cinema, a teatro, a ballare, la parola d'ordine sarà romanticismo. Il pianeta che corrisponde al potere decisionale, Urano, continua dal segno del toro, a favorirvi portandovi svolte benefiche nell'ambito professionale, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 marzo. L'amore del quieto vivere è il tratto dominante del vostro carattere, questa giornata, però la vostra carriera vi imporrà prese di posizione nette, anzi decisioniste. E i colleghi e i capi, improvvisamente, non vi riconosceranno quasi più. Benessere. Sull'aspetto qualcosa di discutere ci sarebbe, non che abbiate brutti lineamenti o un brutto colore di capelli, semplicemente presi da altre smanie e altri interessi, tendete a trascurarvi. Risultato, qualche rughetta o macchia sulla pelle e chissà quanti piccoli inestetismi potreste trovare in quelle parti del corpo che di regola non si vedono. Non da soli, perlomeno. Ma per fortuna l'amore è cieco. Per lei, litigiose da piccole, ma ora che siete cresciuti tra sorelle sussiste una splendida armonia, le crisi recenti vi hanno fatto riapprezzare la famiglia e attaccare alle vostre radici, tornerete in mare aperto ma il vostro cuore resta lì. Per lui, che bella idea affittare o acquistare una casetta di vacanza a pochi chilometri dalla città, tutti i venerdì si parte senza il pericolo di code e stravolgimenti. Ma se avete ancora il privilegio dello smart working, potete già godervela fin d'ora, lontano dal caos e dal rumore anche il cervello rende di più. Colore delle emozioni, acquamarina. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!